bello come un dio. Ok, angolone oggi, perché praticamente abbracciamo sia la Virtus che l'Olimpia e un gruppo di dolci e baldi giovani che verranno tutti quanti questa sera a una bella festa di compleanno, dolci nel senso zuccheroso del termine. E quindi abbiamo questa Virtus, diciamo che inizialmente noi eravamo altrove, però no, la difesa poi pecca, la difesa qui pecca. Però Simone Porcelli come arbitro, cioè oggi un angolone è là, non lo sapevi? Vabbè, che bianco bianco Porcelli. Dai però ragazzi. Quindi dicevo, la partita è accesa perché i padroni di casa sono avanti ma stanno subendo. Tu che ne pensi? E mo sono arrivato. Allora, diciamo che a me spetta l'ingrato compito di fare le riprese e parlare. Infatti non posso rendermi conto della situazione. Esatto, cioè io che sono abituato a farne una soltanto. Di conseguenza sento... Attenzione, Rino Tosi, facciamo uno zoom. Guarda, la faccia del guerriero, Napoli, forza Napoli, guarda, il Lavezzi, il Lavazza del... no, non si dice così, però sappiamo che Tosti è l'anima di questa squadra, in difesa prende un sacco di rimbalzi, l'anima di me. Allora, io già mi sono staccato la mano e sto riprendendo tutto fuori che il pallone, di conseguenza, lo Iodice, io direi che ora troviamo una soluzione. Nel frattempo passo un attimo la palla... La palla, il microfono dietro, vai, vai. No, volevo ricordare che comunque questa fiction si chiama L'angolo di Lo Iodice. Quindi riprendiamo un attimo il nostro belloccio per antonomasia. Guardiamolo. Ora ha un senso la trasmissione, no? Sono questi gli occhi di gatto che fanno innamorare le cerbiatte coratine. E non solo, si parla di Cagliari anche. Sì, no, guarda, io ti dico, lui e le isole, i monti, le pianure, ovunque riscuote successo. Accompagnatemi. Ma non ti sento. Accompagnatemi e insomma, accompagnatemi. Ma complimenti, molto chiaro, sintetico ma chiaro. La difesa va a farsi fottere comunque oggi, Invece di inquadrare me, inquadra lo scempio momentaneo della Virtus, perché comunque è una grande squadra, una grande squadra. Ci stiamo partendo, ma sei bellicoso stasera? In che senso? Orario o antiorario? ricordiamo queste battute, in senso orario, dai. In senso orario assolutamente sì. E lei come si vede per stasera? Mi vedo con un primo momento in cui avrò freddo e poi stavo praticamente quasi a torso nudo, come ricordiamo succede spesso a queste feste. Si prevede quindi la notte caliente del bancomat. Guardiamo, riprendiamo gente. Yusuf Endor, perché no, Yusuf, suo cugino libanese. Io mi permetto di dire un paio di cose. Paparella si è tagliato i capelli finalmente. Ora finalmente non lo metteranno più. Prego, prego, prego. È passato il papà di Musso, l'abbiamo riconosciuto. Giusto? Il papà di Musso? Vabbè, e si riconosce perché... E perché c'ha le fatte uguale a... Del viso uguale. No, no, no. Non mi tirate gli schiaffi da dietro. Allora, ora Paparella, diciamo di Paparella, Flavio. Che dire di Paparella? Con quel capello d'angelo fa più stragi di me. Cioè, quello fa stragi veramente, eh? Non noi che... Fa le stragi da terrorista, penso che somiglia a uno degli anni 70. Somiglia un po' a... Ti ricordi Napoli violenta, quelle cose là. Ma io vorrei sottolineare un uomo, no, no, io voglio sottolineare Pierino. Pierino che tra qualche giorno andrà già al mare. Ma il fascismo non era terminato, ma è venito lì. La presenza dell'arbitro, amico di comitiva dei giocatori. È vero, qua c'è qualcosa che non va, dov'è Porcelli? Sta qua, da dietro Porcelli che
si avvicina ai giocatori e dice: ragazzi, vorrei un po' di attenzione e un po' di birra per noi. Flavio, mi sono stancato, vuoi riprendere un po' tu? No, io parlo. Ah, Franco, fa parte del tuo lavoro, o no? Di Tommaso, a che ora si gioca? Mercoledì? alle 9. Che altro dire? Le fans? Ti ho detto che ho fatto gol? L'hai letto? Ne ho sbagliati 8, ma ne ho fatto uno. Lo so. Posso dire una cosa? Lo Iodice ha fatto un assist col corpo dello scorpione, che veramente... Attenzione. Vabbè, qua c'è il capitano. Beh, io stacco un attimo, mi sono veramente stancato.